Il lancio della catapulta lo fece nel 37 a Maddalena, la Maddalena, e c'era un pilota già esperto di catapulta che si chiamava Di Gennaro, che era un napoletano, il quale fece il primo lancio di catapulta, poi il secondo lancio lo fece da me, da lì cominciò. Poi dal lì, siccome avevo la mia ragazza che stava a Taranto e volevo andare a Taranto, no? Ecco, allora dopo permetto una cosa, che questi aeroplani, il personale aeronautica che stava sul navio dipendeva da un capo che stava imbarcato sulla squadra, sul comando squadra. E dunque da lì mi mandarono a Taranto, imbarcato su Trieste, che allora era 10.000 tonnellate, cioè, è molto più grande. Prego? Molto più grande. Sì. Da lì poi mi imbarcarono sul Pola. Poi c'è stato un breve periodo sull'Abruzzi perché dovevo sostituire un tizio che si andava a sposare, sull'Abruzzi che aveva una catapulta, mentre il Diaz aveva una catapulta che era fissa quasi a poppa della nave, tra i due fumaioli. Sì. Invece le navi grosse, cioè da 10.000 tonnellate, avevano la catapulta in prua, che veniva lanciata di prua. Viceversa, il Duca degli Abruzzi aveva una catapulta brandeggiabile. Quando, sì, quando la nave navigava si metteva per prova, quando invece doveva lanciare accostava. Cioè, naturalmente, dava più spazio. Ecco, naturalmente, quando si doveva lanciare bisognava che la nave si mettesse in modo tale da avere una componente del vento secondo l'asse longitudinale dell'aeroplano, chiaro, no? C'era questa cosa. Quindi in combattimento, se ci fosse stato l'aeroplano, sarebbe stata sempre una brutta cosa, perché quello doveva, se navigava in una certa parte che non c'era vento propizio, doveva fare tutta la manovra e insomma in guerra non mi pare che sia una cosa molto facile, tutto qua. Il lancio era pesante dal punto di vista fisico? Prego? Il lancio con la catapulta era una buona sollecitazione. Dunque, io mi mettevo sulla catapulta, no? E poi mettevo fuori un braccio, uno, due, tre, boom, e mi davano fuori. E c'è stato un momento, era di incoscienza, c'era un istante di incoscienza proprio. Perché uno perdeva la coscienza. Eh sì, perdeva la coscienza, insomma. Ma era un istante, perché... E se loro mi consentono, io... dirò un fatterello che mi è successo su Trieste. Sì. Su Trieste c'era il comandante che faceva i lanci normalmente. Un certo giorno uscimmo con la squadra e lui dice: si lancia. Va bene, io andai su, mi lanciai. Però appena uscito dalla catapulta, sta parecchio fece così. E io dico: ma che è successo? Quindi sa, ero solo sull'aeroplano, non c'era l'osservatore, e allora guardavo per quello che mi era possibile vedere, se c'era qualche cosa che non andava, tutto a posto, feci la mia esercitazione e ritornai a bordo. Come atterravate poi? Prego? Come atterravate? Eccolo. E poi, terminata l'esercitazione, noi andavamo ad ammarrare all'aeroporto più vicino, che normalmente era Taranto. Sì. Poi con la motobarca ci portavano a bordo, e quella sera mi portarono a bordo. A bordo c'era l'ammiraglio, il comandante del bastimento, che era un certo Biancheri, che era mezzo pazzo, era veramente pazzo. E poi raccontando un'altra cosa, appena vado a bordo, il comandante stava a poppa e sulla nave, perché si deve salutare il comandante, oltre alla bandiera, si diceva il comandante. Ah, signor Genta, perché se là non c'è, signor Genta, questa mattina ho fatto un esperimento su di lei. E che ha fatto? Dice: l'ho lanciata con tanti metri di vento attraverso. Allora ho detto: questa è la botta che ho preso. Dico: comandante, un'altra volta questi esperimenti li vado a fare sul suo gatto, perché con me non si fa, me lo deve dire prima quello che deve fare. Diceva: ma come, così? Qua ci fu una certa discussione, poi mi invitò nel suo camerino, allora si diceva il bicchierino, ed passò. Ma
sì, certo. Ma non sono gatto, tu mi lasci contatto di traverso, ma io voglio. Quindi c'è questa tendenza a fare gli esperimenti. No. Generale, mi scusi, un pilota dell'aeronautica in supporto alla Marina per tanto tempo, mi sembra di capire. Com'era il rapporto con... Ma guardi, le dirò, io sono molto sincero. Il periodo che ho trascorso in Marina è stato un bel periodo, perché c'era della gente per bene. Oddio, non dico che in aeronautica ci sia gente per bene, per carità, ma voglio dire che anche lì c'era della gente per bene, rispetto per il mio, se poi non solo. Ma quando si lanciava, era una festa. Tutti poi venivano fuori a vedere questo aeroplano che si lanciava. Allora, comandante, se mi consenti, ti manderò la fotografia del mio primo lancio. Ma che bello. Se la facciamo, la pubblichiamo per il compleanno. Va bene? Il primo lancio. Che compito aveva, generale, con il RO-43? Come? Con il RO-43 che compito aveva? Faceva ricognizione vicina e allora si diceva osservazione del tiro, che poi si faceva in pace l'osservazione del tiro, ma in guerra chi non faceva l'osservazione del tiro? Certo. Oh, e poi un'altra cosa viceversa della mia vita molto interessante, sai che cosa è stato? Vivere una notte in mare. Ma che bello. E stavo a Venezia. A Venezia un giorno il comandante, c'era una squadriglia comandata da un tenente che era del corso Ibis, prima del Dio, un certo Bertolo, poi morì poverino, proprio con RO-43. E mi disse, dicevo, guarda, questa barica è un S-59, un ritrovolante biposto. Dice, hanno aggiustato l'aeroplano, fammelo su a provare, che domani mattina deve fare un'esercitazione. Ed era quasi all'imbrunire così. Io presi questo aeroplano, ero a Venezia, andai su, gira, e non fui molto accorto perché mi allontanai un pochettino dalla fossa, ma sa così, per vedere Venezia dall'alto, certamente mi piatta motore. E io a mare in mare, porca miseria, dico, qua non mi viene a prendere nessuno, perché è quasi notte. E chi mi viene a prendere? Non solo, ma... Quindi ammarò questo? Regolarmente, sì, c'era un po' di maretta, ma non era mia. E non ne approfittai neanche del paracadute, perché dico, se c'era il vento che mi portava verso terra, col paracadute... Si poteva stare col andavo, vero? Ma il vento era contrario, cioè mi portava verso il largo. Insomma, senti una notte in mare. Guardate, io non lo auguro a nessuno, non per la paura, perché non c'è nessuna paura, chi c'era, era solo là, ma il senso di tristezza, di solitudine, mi sembrava di stare su un precipizio, perché era tutto buio, mannaggia la miseria. Lei rimase a bordo del pericolo, Dante? Rimase a bordo, che devo fare? Poi un freddo durante la notte, porca miseria, non c'erano manco le copertine del motore, niente, c'è niente. E poi verso il sorgere del sole a un certo momento sentì una sirena, dico ecco mi vengono a prendere qua. E poi venne un bastimento della Marina, mi prese e mi portò a terra. Ma guardi che ho passato una notte infernale, ripeto, non per la paura perché mi rendevo conto che non c'è nessuno qua, cioè, siamo al mare io. Però è brutto. Mi sembrava proprio di stare su un cosa di dire, quanto succede? Per quanti anni è durata questa bella collaborazione con la Marina e l'Aeronautica? Quasi sempre, anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Secondo me io ho fatto tutta la guerra sul Canzella 500, il Mammaiut. Sì. Il Mammaiut è famoso, no? Sì. E lì ho avuto, mi hanno attaccato 2 o 3 volte. Prima volta mi attaccarono 3 Bristol Blenheim. Che erano più performanti come pericoli. Prego? Erano più forti come pericoli, no? Accidenti. Sì, gli inglesi. Gli inglesi. Era molto. Poi c'erano il busto corto, erano proprio quelli da caccia, 3. Però ne facemmo fuori uno, ma non ne ha battuto, intendiamo. Io non l'ho mai detto questo qui, soltanto però che lì. Ci ferirono in 3, io fui ferito alla spalla. Il marconista ebbe 2 pallotte all'avambraccio destro e il pilota ebbe una pallottola
alla spalla e un altro alla coscia, quindi si abbatté sul cerino. E se mi consenti, allora continuerò questa faccenda qua. Assolutamente. Dunque, cominciò questa ferita che mi faceva male, qui alla spalla sinistra. Pensa, comandante, che forse quella pallottola mi distrusse anche la bussola. Quindi entrò? Sì, entrò, mi prese qui alla spalla, fortunatamente non l'osso, non l'ho preso. E poi si vede che andò sulla bussola perché l'ha distrusso. E quindi c'è un combattimento, io vedevo soltanto, quando vedevo con l'occhio così che mi veniva addosso, cercavo di stringere il più possibile, perché io ero poco veloce e facevo la mirata anche stretta, ma loro scappavano. Insomma, per farla breve, mi hanno ferito questi due e mi hanno tranciato i cavi di comando del timone di direzione. Finita il combattimento, siccome avevano ferito il marconista che stava a poppa, e quindi una mitragliatrice, c'aveva soltanto due mitragliatrici 7-7, non poteva più manovrare, no, il tasto, perché allora c'era il tasto morse, e allora l'osservatore, che era un tenente dei bersaglieri che stava a prova, andò a poppa e riprese, se non che l'apparecchio non si reggeva più. E poi in mezzo al mare, senza bussola, nel Golfo della Sirte. Che devo fare? Erano verso le 2 le 3. Io, il sole dove stava? Stava a una certa parte. Dico, mo vado verso il sole perché a sud ci vado. Vado a sud e poi piano piano sulla costa me ne torno a Bengasi, perché dove la mia squadriglia era a Bengasi. E così piano piano me ne andai a Bengasi. Con un volo. Questa parete non si reggeva, perché i cavi di comando del timone di direzione non c'erano più. Però ci fu una storiella molto simpatica ed è questa. A un certo momento l'osservatore, l'unico illeso, assieme col motorista, perché il motorista stava sopra, il KZ-501 aveva un castello motore e sopra c'era il motorista, ma io col motorista non potevo comunicare. Il tenente dei bersaglieri si chiamava Giuseppe Corbelli, poverino. Mi disse, comandante, apriamo la setta viveri. Dico, apri, la setta viveri si doveva aprire in caso di estrema necessità. E così la prese e ci dette dell'acqua. Poi un po' di vatta che stava dentro, a me aveva i feriti, eccetera. A un certo punto disse, prendiamo anche un pacchetto di biscotti, ma prendi quello che ti pare. Apri questo pacchetto di biscotti e che ci trovo? Ci trova una fotografia di una signorina. Il pacchetto di biscotti era quello dell'unica, perché venivano fatti a Torino questi qua, no? C'era l'unica a Torino. Ha visto perché c'era la statura? E dietro che c'era scritto? Nell'aprire questo pacchetto di biscotti vi giunga il sorriso di una bella bruna torinese, Maria Vincovallino Torino. È stato un bel momento. Verità sacrosanta. E così ce la fece vedere a tutti, un momento di commozione ci prese, così poi ricordiamo. È la stessa commozione che ci prende adesso, durante allora, il 103° compleanno. E allora, guardate, ritorniamo a Poppa, a Bengasi. Io naturalmente con questo aeroplano fece un atterraggio come poteva essere, perché senza timone di direzione, insomma, non è facile. E il giorno dopo ci fu il bollettino che nominò il nostro combattimento, e immediatamente dopo ci venne un telegramma che ci avevano conferito 5 medaglie d'argento sul campo. Ah, che bello questo. E c'era il tenente dei bersaglieri, quindi all'epoca l'equipaggio era misto? No, perché c'è stato un periodo in tempo di guerra in cui c'è stata una moria proprio di osservatori della Marina, e allora non sapevano come fare per questi e mi sono addestrato degli ufficiali dell'esercito, e io c'avevo un tenente di bersaglieri che si chiamava Giuseppe Corbelli e l'altro che si chiamava Turco, che era dei pontieri lagunari, e così andò. Ma questi velivoli Canzeta, prego? Questi velivoli Canzeta, voi gli ordini di volo, di missione, li prendevate dalla Marina? Marina. Oh, le dirò una cosa, adesso è troppo lunga, me ne vado. No. Le dirò una cosa. Ci piace da morire,
le dirò una cosa che molto spesso, no? E ci dicevano andate a scortare il piroscafo, viene Bengasi, eccetera. Dice alle prime luci dell'alba, perché lì non c'era il sentiero luminoso, no? Allora io che cosa facevo? Siccome noi dormivamo fuori perché bombardavano sempre Bengasi, 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 dormivamo un po' fuori Bengasi. Allora avevo detto a me stesso e ai piloti, quando c'è da andare alle prime luci, noi di notte ci imbarchiamo, qua, cioè, rimaniamo sull'aeroplano, quando ci si vede oppure abbiamo la possibilità di decollare, decolliamo. E il comandante di marina, che si chiamava Manfredi allora, comandante e poi ammiraglio, andava a vedere sul terrazzo del comando marina a Bengasi se partivamo veramente alle prime luci. Beh, comunque, non mi ha mai fregato, No, quelli dell'aeronautica è difficile fregarli. Quelli dell'aeronautica è difficile fregarli. Perché sono gente per bene, tanti uomini rispettosi. E questo comandante, devo dire che quando ci fu questo, cosa, il mio incidente, il combattimento, noi lo comunicammo, l'osservatore comunicò che siamo stati attaccati e rientriamo a bordo. E venne all'aeroporto, lì dove una specie di aeroporto, ad aspettarmi. Beh, sì, molto, è un gesto molto, sì, molto bello. Cioè, certo che la guerra è stata... È stata molto sofferta la guerra, vero? Eh sì. Molto il Mamma Junte. Io ho un ricordo del Mamma Junte, proprio, ma comandante. Ma come facevano a mandarcela in guerra con quell'aeroplano? Faceva 180 km l'ora. Un aeroplano così, c'aveva due mitragliatrici 7-7. Ma com'è possibile? Eppure ci si è andati. Ci siamo andati.